Oh, nel caso che ti annoi, puoi sempre guardare il video qui nel background, che è molto più interessante magari delle cose che dico. Quindi c'hai due opzioni: puoi metterti a fuoco di qui, su questo lato qui, oppure puoi guardare qui, questo è il mio volto. Ti dico due stronzate veloci veloci. Sei pronta? Nuovo modo di fare marketing. Che c'è un nuovo modo di fare marketing? Ammazzate, oh, c'ha voglia che c'è un nuovo modo di fare marketing. Perché quello vecchio, scusa Robin, qual era? Quello vecchio era quello caratterizzato da queste 5 cose. Numero 1. Oh, sto qua e non mi vedi? So quello che c'ha il prodotto che vuoi. Oh! Urlare. Numero 2. No. Non è Battistuta. Chi è Battistuta? Lascia perdere. Sparare. Abbiamo sparato a 360 gradi per beccare più persone possibile, per raggiungere più persone possibili, anche se la maggior parte di queste non sarebbe interessato niente, nulla di ciò che avevamo da dirgli. 3. Interrompere. Dove vai? Fermo là! Ehi! Guarda questo annuncio! Alt! Ascolta la mia offerta! Stop! Non puoi perderti questa occasione! Li abbiamo interrotti in tutte le maniere possibili, anche quando guidavano, quando stavano al telefono, quando ci avevano altro da fare. 4. Farsi belli. Ehi, ma non hai visto? Siamo i più grandi del mondo. Siamo i primi a fare questa cosa. Non c'è nessun altro che è in grado di offrirti un prodotto come il nostro. Siamo i numeri uno al mondo. Noi e voi, i nostri lettori, siete fantastici. Ci siamo fatti belli in tutte le maniere. Abbiamo raccontato a tutti quanto grandi, eccezionali siamo. 5. Abbiamo parlato e parlato e straparlato di noi, delle cose che facciamo, di quanto, non solo di quanto siamo bravi, eccezionali, belli, forti, ma abbiamo continuato a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare. E più parlano di noi, più si parla di noi, e meglio è. Ma siamo sicuri che funziona così? Perché questo, sai io come lo chiamerei? Questo tipo di marketing e le aziende che lo fanno? Lo chiamerei il marketing del brand scassato. Minchia, di quello che proprio ti scassa, 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 che magari non glielo dici perché poi dopo hai comprato, sei stata loro, loro fanno i carini quando ti vedono, ma du palle così. E quale sarebbe l'alternativa, Robin, a questo brand scassaminchia? Scusa il termine. C'è un'alternativa quindi a brand scassaminchia? Perché voglio dire, questi che mi dici sono gli approcci normali, dai, del mondo della pubblicità, della promozione. Non mi vorrai dire che anche tu non l'hai fatto di promuovere, urlare un po', dire quanto sei bravo. Cioè, stai lamentandoti? C'è un'alternativa veramente? Secondo me l'alternativa c'è, e come? Al posto di urlare, sparare, interrompere, farsi belli e parlare, parlare e far parlare di noi, io vedrei molto più appropriato fare queste 5 cose alternative. Numero 1, se per trovarmi mi devono cercare su Google, è bene che io diventi bravo a capire come si fa ad essere intercettati, cioè come si fa a posizionarsi all'interno dei risultati di Google per le frasi, per le parole che il cliente sta cercando. Sta cercando uno come me, ma non sa che io esisto. Quindi cosa scrive quando il mio cliente sta cercando uno come me, ma non sa che esisto? Che parole usa? E come faccio io per farmi trovare nei risultati fra i primi quando lui fa quella ricerca? Numero 2. Educare, informare, aiutare le persone realmente condividendo gratuitamente informazioni che le aiutano a risolvere il problema. Beh Robby, ma se gli risolve il problema, poi dopo com'è che acquistano da me? Risolvergli un problema vuol dire in alcuni casi anche rinunciare al guadagno, ma dimostrare competenza, credibilità, disponibilità reale ad aiutare i clienti e non soltanto a spremere il loro portafoglio. Quindi qualcuno, quando gli dirai la soluzione, la prenderà al volo e sistemerà il suo problema, ma tornerà da te quando ha altri problemi simili a quello lì che tu sei in grado di risolvere. B, ci sono delle persone che, nonostante tu gli riveli qual è la soluzione per farlo, si fideranno di più se qualcuno come te, che è un esperto, un professionista, si dedica a lui a risolvere il problema per loro dopo che hanno capito come si fa. 3. Condividi. Ma Robby, uè, qua condividono tutti, dai, cos'è sta storia
condividi, mi sembra una panzana, un'ovvietà, la più ovvia delle ovvietà, cioè ogni volta che pubblico lì online condivido. No, non parlo di pubblicare cose online che pensi, che scrivi. Condividere vuol dire prendere qualcosa che tu hai e gli altri non hanno e metterlo a disposizione anche degli altri. Quindi è inutile che condividi la carta igienica, è inutile che condividi l'ossigeno, è inutile che condividi la polvere che spazi fuori da casa. Questa non è condivisione, è inquinamento. La condivisione consiste nel prendere le cose preziose, quelle che magari penseresti anche, ma forse è meglio che me la tengo per me? L'ho scoperta adesso. Quelle sono l'esempio perfetto delle cose da condividere, cose che valgono. Numero 4. Ascolta! Apri quelle dannatissime orecchie. Uè Robin, dai, mo tutta cosa l'ascolta. C'ho lì i commenti aperti, se vogliono scrivere scrivono, c'è la mia email, se vengo sulla pagina Facebook rispondo. Cos'è che devo fare poi per ascoltare di più? Ma ascoltare vuol dire avere un reale interesse per i tuoi clienti e quindi trattarli in modo che loro si confidino con te, ti facciano delle domande. È nell'ascoltare e nel leggere fra le righe quello che loro dicono che puoi scoprire un sacco delle loro esigenze. Inoltre, non c'è miglior modo di scoprire di cosa hanno bisogno che non chiederglielo. Chiederglielo e chiederglielo ancora. Numero 5. Personalizza. Dopo che hai ascoltato quello che le persone vogliono, cerca di migliorare, rifinire e costruire su misura contenuti, prodotti e servizi che rispondano sempre di più alle esigenze dei tuoi clienti. Questo è il nuovo modo di fare marketing. Intercettare, educare, informare, condividere cose di reale valore, ascoltare e personalizzare continuamente quello che offri a loro.